penisola in cui il discorso qualità a chilometro zero nella ristorazione ha sfondato porte che erano semiaperte, socchiuse o quasi completamente aperte. Nel nostro territorio invece non è ancora così, non è ancora così, forse anche perché non c'è ancora una domanda, diciamo, caratterizzata dalla richiesta di qualità a chilometro zero, che è un elemento importante per l'economia del territorio, per l'economia di chi produce qua, ma anche per il risultato che poi uno trova nel piatto quando si reca al ristorante. Quindi il sogno del cassetto qual è? È che a partire da questo evento, da questi due giorni, che poi sono due giorni e mezzo perché c'è una mezza giornata di lunedì, l'appendice di lunedì che è conclusiva, dedicata solo agli addetti ai lavori, cioè ai ristoratori, ed è quella ultima appendice di lunedì pomeriggio, quella che ci consentirà, speriamo, ed è questo il sogno nel cassetto, di cominciare a far rete fra produttori e ristoratori. Cioè, il mio personale sogno è che nell'arco di un tempo ragionevole si possa avere davvero una filiera corta anche nel settore agrituristico, quindi agricolo, agroalimentare e della ristorazione. Il settore agrituristico per fortuna c'è già. C'è già, no, una filiera corta che consenta a chi frequenta i nostri ristoranti, almeno quelli che si caratterizzano per questa scelta, che è legata appunto alla nostra rete, garantisca all'utente di trovare dentro quel ristorante, dentro quei ristoranti, prodotti di qualità, e ce ne sono tanti nel nostro territorio, a chilometro zero.